realizziamo la seconda posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Position 2. Gali al primo posto. Lo Stato Sociale al secondo posto. Sfera al terzo e quarto posto. Per fortuna al quinto posto c'è Drake. Prima considerazione. Noi promuoveremo un referendum per fare in modo che non ci siano più nella classifica artisti che non siano italiani. Prima gli italiani, poi... Poi dopo chi? Quelli mezzi, tipo Gali ci può stare ma non al primo posto. E infatti sta al primo posto però. Non va bene. Però parla in italiano. Forse fare prima l'italiano. Prima l'italiano. Perché poi si presentano questi che sono bravi, fanno sfigurare gli artisti italiani. Uno che fa il cantautore e arriva Ed Sheeran. E poi in Italia chi c'è? Biagio Antonacci. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't. Nel caso di Drake non si tratta di uno straniero normale. È canadese di Toronto. È figlio di un padre marocchino e di una madre di discendenza ebrea. Cioè... Ma non si può, un po' di contegno. Cos'è, facciamo andare in giro questa musica così, tutta mescolata? Salvini, che cosa gli viene a Salvini? Il brano più ascoltato della storia. Un video costato $1 milione, di cui per il video hanno speso 10. E tutto il resto che cosa ha fatto? L'ha regalati. Col megafono, vedete quello che c'è dentro lo supermercato? Sta pagato! Lui va in giro e distribuisce mazzette di soldi. Allora dico, Drake, non ci fare incazzare che lo sanno tutti che questa cosa è una manovra commerciale. E non solo, manco lo dici prima! Ma chi ci vuole a farsi un biglietto low cost per Miami? Se tu lo fai così a sorpresa, è una scorrettezza, Drake. Analisi musicale. Siamo nell'ambito del rap. Armonicamente potremmo dire che fa un secondo, terzo grado della scala maggiore, con un accenno di quinto grado al basso solamente. Il La minore con la nona al canto, o il Si minore con la settima al canto. Tu sali di accordo, ma in realtà la nota che canta scende. Dei giochetti che sono più legati a chi la musica la sa. Canta bene, scrive bene. Bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing and wishing. Cioè sono tante le cose brutte che mi augurano e continuano ad augurarmi. God's plan, piani di Dio. Potrei passare alla storia come un dio, G-O-D. Tu sei straniero, dici che puoi diventare dio. Ma questa è un'offesa verso la religione cattolica, romana, apostolica. Gesù Cristo era italiano. Io posso diventare dio. Sciacquati la bocca quando parli degli italiani e di Dio italiano. God's plan, God's plan, God's plan.